Giornata di proteste e manifestazioni a Napoli nell'ambito dello sciopero generale che si sviluppa oggi e domani in tutta Italia. Il corteo principale questa mattina ha raggiunto Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. I manifestanti hanno effettuato un sit-in nello spazio antistante il palazzo, intonando slogan contro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, accendendo fumogeni colorati. Contestano le politiche del governo regionale legate al piano ospedaliero e chiedono la certezza che l'ospedale San Gennaro non chiuda. Al centro della protesta anche la questione dello smaltimento delle ecoballe di Taverna del Re a Giugliano, considerata dal loro punto di vista come la solita propaganda che non porterà a nulla. Un nuovo sit-in dei manifestanti per lo sciopero generale si è fermato invece prima in Piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, raggiungendo una parte dello stesso corteo che si era staccato all'inizio della manifestazione. A sfilare anche gli studenti riuniti in diversi collettivi, hanno contestato la riforma del governo della buona scuola, sono contrari alla figura del preside come sceriffo, la riforma di Renzi, hanno sottolineato, va nella direzione opposta a quella che dovrebbe essere la scuola. Stamattina anche una manifestazione con il blocco totale dell'interporto di Nola, su iniziativa dell'Unione Sindacale di Base, dal SICOBAS e da alcuni centri sociali. Proteste inserite nel complesso delle manifestazioni in calendario nell'ambito dello sciopero generale di oggi, proclamato a livello nazionale dall'USB, l'Unione Sindacale di Base.